Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi assumendo delle strane pose. Quella di oggi sarà un'anteprima ricchissima perché finalmente posso parlarvi della seconda prova segreta a cui ho partecipato la scorsa settimana. Nella mia trasferta milanese infatti non c'è stato spazio solo per Super Mario Bros. Wonder, ma anche per il folle ritorno della serie di WarioWare con Move It, un titolo di cui si sta parlando molto poco e che rischia di rimanere affossato dai nomi altisonanti che usciranno più o meno nello stesso periodo. In questo video cercherò quindi di raccontarvi quello che ho intuito di WarioWare Move It, un titolo molto più nostalgico e tradizionale di quanto mi aspettassi, ma in senso positivo. Prima di iniziare però vi invito come al solito a prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Iscrivetevi, abbonatevi al canale se volete le emoji poracce, andate sul Porion, altrimenti semplicemente guardatevi il video e lasciate un commento. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! La prova di WarioWare è stata un po' diversa rispetto a quella di Wonder. Il tempo a disposizione è stato sempre di circa un'ora, ma non ho potuto registrare footage. E soprattutto non posso scendere troppo nei dettagli a proposito dei minigiochi che ho provato. Come ragionamento ci sta, in fondo gran parte del divertimento di un WarioWare consiste proprio nello scoprire passo dopo passo ogni singolo minigioco, venendo travolti da una follia di game design che non lascia scampo al videogiocatore e gli impone di assecondare dei ritmi sempre più incalzanti. Per darvi però dei punti di riferimento concreti, secondo me ha senso mettere a confronto Move It con il recente Get It Together e anche con un titolo molto più vecchio appartenente però sempre alla stessa serie, ovvero Smooth Moves, uscito su Wii. La saga di WarioWare è diventata un caposaldo della lineup Nintendo, un nome che ha attraversato tutte le sue console con dei giochi in grado di catturare l'essenza di ogni piattaforma. Anche in Move It l'idea è quella di mettere alla prova i giocatori con dei micro giochi, delle sfide di pochi secondi dal gameplay estremamente semplice poste in rapida successione. Sebbene si tratti di compiti risolvibili con gesti elementari o magari con la pressione di un singolo tasto, la genialità di WarioWare risiede nell'assurdità di questi minigiochi che esteticamente e concettualmente fanno emergere il lato più comico e no sense che ci si aspetta da un titolo con Wario in copertina. Chi ha già giocato a Get It Together si troverà proprio a casa, infatti le modalità principali ricalcano un po' quelle del titolo del 2021. Io ho avuto la possibilità di provare la modalità storia, la modalità party e anche quella museo. Nella modalità storia i minigiochi sono raggruppati in vari livelli che vedono come protagonisti i membri della combriccola di Wario. Ogni stage presenta una mini linea narrativa con le sfide che sono accomunate dal gameplay, in particolare dalle forme o pose che si devono assumere, ma di questo parleremo più avanti. Ogni livello, come da tradizione, ha anche un boss e volendo si può affrontare la campagna anche in due giocatori. Con la modalità party invece vengono messe a disposizione nuove modalità di gameplay che permettono di far salire il numero di giocatori fino a 4. Io ad esempio ho provato, dentro alla modalità party, una sorta di board game che ricordava alla lontana un tabellone di Mario Party. Come in ogni gioco dell'oca che si rispetti, ogni casella raggiunta con un lancio di dadi apre a dei bonus o dei malus imprevedibili, che possono ribaltare la classifica e il posizionamento di tutti quanti gli sfidanti, che poi ovviamente si ritrovano a scontrarsi in dei minigiochi a fine turno. E poi ho dato uno sguardo anche al museo, che è un po' il luogo dove vengono raccolti tutti i microgiochi sbloccati durante lo story mode. Il museo è un po' a metà tra una modalità pratica, dove è possibile selezionare intensità e difficoltà di ogni singolo gioco, e anche una sorta di leaderboard dove provare a migliorare i propri record. Fino a qui tutto regolare, ma in realtà il gameplay differisce di netto da quello di Get It Together e si avvicina di tanto a quello di Smooth Moves. Get It Together proponeva infatti un'impostazione abbastanza atipica per la serie, dove ogni personaggio selezionabile aveva un sistema di movimento unico e i minigiochi si adattavano più o meno a queste determinate caratteristiche. In Move It invece i personaggi vengono nuovamente uniformati e tutta l'attenzione si sposta invece sul sistema di controllo. Questo nuovo Wario era infatti pensato al 100% per sfruttare in modo innovativo, creativo e totalmente folle le feature dei Joy-Con, ponendo grande enfasi proprio sui motion control. E il parallelismo con Smooth Moves vi assicuro che non è una mia idea strampalata che mi è venuta in mente, ma è proprio qualcosa di voluto da parte di Nintendo. Pensate che in Giappone Move It viene presentato un po' come il seguito diretto di Smooth Moves. Il titolo originale per Wii era infatti Odoru Made in Wario, che è possibile tradurre come Dancing Made in Wario, mentre il titolo di Move It, sempre in Giappone, è
Cho Odoru, che possiamo tradurre con Super Dancing. E infatti l'idea alla base è esattamente la stessa. Non ci troviamo più a Diamond City, ma su un'isola tropicale. Tolto però questo cambio di setting, di nuovo Wario si ritrova a maneggiare l'equivalente in-game del sistema di controllo della console. E così come la bacchetta Wiimote richiedeva al giocatore di assumere delle determinate pose prima dell'inizio di ogni minigioco, così accade anche in Move It, e il grado di difficoltà è conferito proprio dall'assurdità di queste posizioni. Si va da qualcosa di molto base, come la locomotiva, fino a forme ben più complesse, tipo il sumo, e sono felicissimo che nessuno abbia registrato questi momenti di puro imbarazzo. Per me comunque non ha troppo senso entrare nel dettaglio con delle spiegazioni che durerebbero più dei minigiochi stessi. In fondo la forza di WarioWare è proprio questa, un tipo di gameplay che si spiega da solo, una volta che però si è entrati nella testa di Wario e nei suoi ragionamenti. Dalla piccola selezione che ho provato però vi posso intanto confermare che c'è tutto quello che ci si aspetta di trovare. Test di riflessi, rhythm game, puzzle logici e anche i miei preferiti, ovvero quelli che strizzano l'occhio alla storia di Nintendo. C'è però un problema, perché se mi seguite da un po' di tempo saprete che non sono un grande amante dei motion control, però ci terrei a specificare una cosa. Quello che trovo fastidioso è l'utilizzo dei sensori di movimento a tutti i costi. L'implementazione forzata proprio non riesco a farmela piacere, e l'ho sofferta tanto anche in titoli ben più blasonati. Quando però si tratta di party game del genere, le cose cambiano. E sono felice si sia scelto di portare avanti le sperimentazioni viste per la prima volta in Smooth Moves. In fondo i Joy-Con sono dei controller dal grandissimo potenziale che però molto spesso risulta inespresso. E dai trailer di presentazione ho visto ad esempio che ci sono dei minigiochi che sfruttano la camera infrarossi, una feature dei Joy-Con che viene utilizzata da una decina di giochi su tutta la libreria Switch, e sono ancora di meno quelli che riescono a utilizzarla in un modo convincente. Mi aspetto insomma da questo Move It un gameplay in grado di valorizzare le peculiarità di Switch e dei suoi controller ibridi. Anzi, vi dirò di più, c'era bisogno di un WarioWare del genere, e la cosa sorprendente per me è che non sia stato proposto come titolo di lancio, quanto piuttosto come una delle ultime sperimentazioni arrivate in coda del ciclo vitale. E dopo aver provato Everybody Want to Switch, sono sempre più convinto che ci sia bisogno di un party game del genere su Nintendo Switch. L'importante è che intorno a queste intuizioni sia costruito un gioco a tutto tondo. E da quello che ho potuto vedere, WarioWare sembra offrire tanta varietà che si declina in diverse modalità di gioco. Gli oltre 200 microgiochi pubblicizzati sono sicuramente un numero impressionante, ma la buona riuscita di un party game del genere sta proprio in un buon ventaglio di situazioni di gameplay che sappiano modificare l'esperienza base, perché i contenuti si esauriscono in fretta, soprattutto a questa velocità. Ma quello che rimane in una serata di divertimento tra amici è la possibilità di inserire in diversi contesti lo stesso gameplay. Il gioco uscirà il prossimo 3 novembre schiacciato tra due pesi massimi, ovvero Super Mario Bros. Wonder e il remake di Super Mario RPG. È anche vero però che WarioWare Move It vuole rivolgersi a un pubblico diverso, anzi, vuole soddisfare esigenze diverse dello stesso pubblico. Io personalmente adoro Wario, con Get It Together mi ci sono fatto delle serate pazzesche, una tra l'altro molto recentemente, e voglio dare fiducia a questo Move It, nonostante la mia diffidenza verso i motion control. Ma ora sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo nuovo WarioWare, e vi aspetto nei commenti per continuare a discuterne insieme. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, per il continuo supporto, senza di voi, ve lo ripeto, non avrei mai potuto partecipare ad anteprime del genere, e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Wario, Michele Ware, Move It! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...